zona del mio cuore sei tu sola. Io ti cerco, ti invoco follemente per dirti che ti amo appassionatamente. Amapola, dolcissima amapola, la luce dei miei giorni splendente. Fai fiorire la passione come il suono della mia canzone. La voce d'Italia, a Catrano la voce d'Italia, Nova York è la forza della violenza, tutto sul gangster Luciano, il re della malavita, tutte le news from Italy, all the news from Italy, si rafforza l'asse Roma-Berlino. Ecco, grazie, prego, prego. Hitler e Mussolini sostengono i nazionalisti nella guerra di Spagna. Mamma mia, undicesimo, fondate il nazismo! Accattatevi la voce d'Italia! Compaio e celebre! E viva gli sposi! E viva la torta! Vieni qua, mamma, quanto si vede che ti abbia. Tuo padre e Michele ti staranno guardando da lassù. Sono qui con noi, mamma. Vai, vai, che è il tuo momento. Vieni, Rock, vieni con me. Guarda Maria come si stringe al nuovo maritino. Sono sempre stati amanti, lo sanno tutti. E il padre di suo figlio si è tolto la vita quando l'ha scoperto. Marisa, sono solo pettegolezzi, stai zitta, dai. Ha ragione vostro marito. Sono solo pettegolezzi, ma se una di queste voci arriva a mio nipote Turi, verrò a chiedervene conto. Forza, Rocco, dai, che hanno lo champagne. Fuori di qui. Muoviti, andiamo. Ma che magnifico. Viva Alfa e Maria! Evviva! Cielo, ma sei sempre più bella. Dovresti fare il cinematografo. Thank you. Ma perché non me la porti una di queste sere al salone? Ospiti miei, ovviamente. Io adoro la roulette. Sentito? So exciting. Sì, ti ringrazio, Antonio, solo che non vorremmo finire in una retata. No, perché rileggo i giornali, lo sai? Ma i giornali dicono tante fesserie. Da me viene la New York e conta. Adesso conta solo la torta, no? E va a mangiatella. Bambini, non toccate la torta, bisogna aspettare. Mamma, se è così bella che pare tu la sposa. Ma smettila, di cosa discutevate tu e Alfredo? Ah, niente, sembra che ti preoccupi. Per accanto. Vieni, Amoni, la vogliamo tagliare sta torta. Oh, e tagliamo. E viva gli sposi. Viva gli sposi. Viva gli sposi. Viva gli sposi. Viva. No! Non mi fate niente! È sempre il solito! Devo divertire troppo! Angela! Mamma, quella è la foto che abbiamo anche a casa! Sì! Sì, è lo zio Michele! Perché c'è un fiore? Perché volò in cielo prima che tu nascesti! Amore, dai! A giocare con gli altri piccioletti. Un giorno dovrei dirgli ad Angelino che Michele è suo padre. Sì, lo so. Il problema è quando mi chiederà chi l'ha ucciso. Capuano! Oh, scusate il ritardo, donna Carmela. Come va? Benissimo, auguri. Molto bene, grazie. Grazie, grazie, donna Carmela. Grazie, grazie. Turi, e che ci fai qua solo? Me lo fai un sorriso.
Mamma non si doveva sposare con Alfio. Non le bastavo io. Che certo che gli bastavi. Ma la tua mamma ha tanto sofferto per la morte di tuo padre Mosè. Ma anche io. Se n'è andato così, senza una spiegazione. È un vigliacco. Io non lo perdonerò mai. No, no, questo non lo devi dire, mai. Non ti devi mai dimenticare che tu sei un pogano. No, io sono un rizzo. Come a te. Sangue mio. Alfio è un bravo cristiano. Vedrai che col tempo gli vorrai bene. La solitudine è una brutta cosa. E allora tu? Perché non ti sei più sposata, nonna? Troppo lungo, troppo difficile. Donna Carmela, devo tornare in Europa per sistemare delle cose. E vorrei che veniste con me. Ma io non... Pozzo. E che ci dica a tutti quanti che mamma se ne va con Mr. Ferri? No, a tutti quanti ci dite che mamma va via con suo marito. Marito? No, madre mia. Io non posso. Donna Carmela. Questo era di mia madre. Voglio che sia vostro. Accettate, vi prego. Non può proprio essere. E poi io ci ho avuto un marito solo e tale deve rimanere. Voi siete e resterete per sempre il mio caro amico Mr. Ferri. Donna Carmela, io non voglio essere solo vostro amico. Cercate di capire. E poi mi preoccupa lasciarvi qui. Spano è ancora vivo. Sì, ma è in prigione. E non potrà più farmi del male. What happened? What's wrong? He's dead! Go back! Let's go back! Meglio morto che in prigione. Ma trovo bene i picciotti. Salvo, Rosario, amore. Andiamoci, andiamo. No, no. Amore, facci un amore. Singhiozzo sta macchina. Mamma, è che è vecchia. C'ha qualche acciacco. La visti acconciare, ma non è un momento buono. Ma quell'affare dell'import e sport?
Non finivo buono. No, mamma, l'ho tagliato fuori, perché non ce lo vogliono un immigrato al loro tavolo. Ma non ti scantare. Vedrai che qualche cosa me la invento. Devo migliorare non ti la frenata. No, no, vabbè, sono i freni da migliorare, no? Che fai? Rimani a mangiare con Mia o vai dall'americana? Come si chiama? Sharon, Sharon, che manco me lo fido a dire. Sharon, mamma, facile, Sharon. Sì, Sharon. La vita è un po' a disagio al matrimonio. Che pensa che non siamo alla sua altezza? Tu sì, figlio mio. Tu sei bello, giovane e allitterato. Che può volere di più sta vecchiotta? Forse una macchina nuova? A dopo, Alfredo. Buon lavoro. Ragazzi, nascondiamo, ci arrivano. Spegnete le macchine e nascondete i manifesti, presto. Anyone in? Accattatevi la voce d'Italia. La sorry, voce d'Italia. Quando aprono qui? Che ne saci? Accattatevi la voce d'Italia. All the news from Italy. Buongiorno. Buongiorno. Lei abita qui? Sì, sono ospite al primo piano, perché? Ah, Ragusa. Senta, Mr. Ragusa è in casa? Il negozio è chiuso. Lei sa dov'è? No. Dovete sgomberare l'appartamento, perché entro 3 mesi il building verrà abbattuto, compresa la tipografia. Gesù, ma che state dicendo? Questa è una sua copia. Prego. Metta una firma qui. Non so ciò scrivere io. Basta una croce. Prego. Agnoni, tranquilli, è Rosa, torniamo a lavorare, dai! Torniamo al lavoro. Penso io. È arrivato lo Me l'aspettavo. Sono venuti pure qua dentro, non li abbiamo fatti entrare. Centinaia di famiglie sono già in mezzo alla strada. Vogliono che diventi un quartiere per ricchi questo. Ma la nostra protesta li fermerà. Daniele, passami il manifesto. Guarda qui. Ci tappezziamo la città con questo. Ragazzi, che c'avete? Zio Carlo, ho paura. Come faremo senza? Senza casa. Ma quella è casa mia, non vi caccerà nessuno. Ragazzi, finché c'è zio Carlo, un tetto sopra la testa, non ve lo toglie nessuno. Rocco, che c'hai? Hai il mal di testa? Ma le prese le medicine? Dai, vieni. Vieni con mio. Quando viene Rosa? Tranquillo, che tra poco arriva, vedrai. Aspetto Rosa e Angelina. Franco. Stai tranquillo, state quieto, figlio mio, eh? Adesso Rosa arriva. Scusate. Scusate, feci tardi, ma Angelino è caduto. Che succede? Niente, niente, è caduto. 2 melon. È caduto. Che si fece? Niente, donna Carmela, una storta. Come una storta? Ti sei fatto male? Sì. Ti fa male? Ma vuoi la polpetta della nonna che ti passa tutte cose? Sì. Vieni a qua. Pietruzzo, lo vuoi anche tu la polpettina? Sì, grazie, nonna. Rosa! Rosa! Aspetta, Rocco! Non lo vedi che c'ho il coltello? Scusa. Rocco! Ciao, zio. Porta i bicchieri di fuori. Che qua siamo troppi. Andiamo. Mangiatevi le polpette fuori. Che fa, Angelino? Ti è fatto male, aiutami. Andiamo. Che modi sono questi? Non hai visto che...
sentito male. Ma Carmela, per favore, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Io ci voglio bene a vostro figlio e anche a Pietro Angelino. Ma sono una donna libera ora. Senti, donna libera, per la legge per mia, tu sei ancora la moglie di Rocco. E comunque, qua non ti si chiede niente. Soltanto di essere un poco affettuosa e di portargli i picciriti, che lui ci tiene tanto. Eppure io. Invece vieni soltanto due volte alla settimana. Mi dispiace, ma io non c'ho tempo. Io tengo in ordine la tipografia, stiro al Walford e adesso ci vai pure un lavoro di notte. Di notte? Io pulizio in degli uffici. E che ci pensi ai picciriti? Ci penso io ai picciriti miei, donna Carmela, come voi pensate ai vostri figli. Mm? E poi c'è sempre Carlo a casa. Il sale là dentro. Non ti avvicchiari? Mamma vuole solo aiutarti. Mi vuole tenere sotto, come ha sempre fatto. Ma che ti pensi tu? Che non ci sto male io per Rocco? Che non piango tutte le volte ancora per tuo frate Michele? Che ci dico io a due picciriddo quando mi chiederà di suo padre? Angelino più cresce e più gli somiglia a Michele. Mi manca, Marie. Mi manca da morire tuo fratello. Manca a tutti, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa! Rocco Sugno! Sì, adesso vengo a casa. Ciao, Rocco! Ciao, ciao! Rosa! Rosa! Rocco, ma che ti porta a seguire il piccione? Sì, 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 volevo fare una passeggiata. L'importante è che arrivasti. Se non c'eri tu, non sapevo come fare coi picciriti. Guarda, Carlo è troppo impegnato. Ma non dicesti niente a mamma che venissi qua, vero? No, 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 niente, il Rocco muto. Ma mamma è al ristorante e pensa che il Rocco dorme. Ah, bravo, gioia mia, bravo. Come sei... Sei bella, Rosa. Dove vai? A Ciavaghiare. Che non lo sai che adesso faccio le pulizie di notte negli uffici? Sì, pulizie, brava. Mi raccomando i picciriti, eh? Sì. Ciao, ragazzi! Ciao, mamma. Ciao, Pedro. Mua. Ciao, Rosa, che bravi, eh? Ti aspettiamo! Andiamo in cucina che Giorocco cucina. Facciamo il piccione arrosto? No, Giorocco cucina un dolce. Prenotate per il prossimo ballo. Gentlemen, tonight we're bringing to you the most beautiful girls from across the city of New York. Please, don't be shy. Come on down and join them. Un gettone, un ballo. Le ragazze sono qui solo per voi. We have Jessica, number 7, and we have the beautiful Kelly. There, number 8. Please, gentlemen, come up, come up. Don't be shy. Don't be shy, please. Levami le mani di dosso. Non sono in vendita, ok? What did they pay for? Hai pagato per ballare, maiale. Miss, perché sei uscita dalla pista? Quel porco allunga le mani. Ti ha toccato al culo? Sì,
E mica si sciupa. Ma ballacci tu se ci tieni così tanto. Principessa. That's not gonna work here, eh? Next time, se non finisci il giro, sei fuori da qui. You understand? I understand, ho capito. Ecco la crema di zio Rocco. Assaggio. Vieni qua. Ma è salata. Forse ho messo il sale più c'è lo zucchero. Allora, zucchero. Mettiamo qua e giriamo. Dov'è mamma? Ho freddo. Mamma, dietro, dietro. Oddio, Angelino. Perché piange, Angelino? Angelino, buono che adesso mamma torna. Io mamma. Sei caldo. Pronto? Pronto? Pietruzzo, che ci fu? No, Angelino sta male. Come male? E a mamà, onde sta? No, mamà è al lavoro. Che certo, lavora di notte, non c'è Carlo? No, c'è Rocco con noi. Rocco? Ma Rocco dorme. No, Pietruzzo. Rocco sta lì? No. Non c'è zio Rocco. Chi c'è? Mi dici chi c'è? C'è il piccione. No, più piccione. Ora arrivo. Piccione. Pietruzzo, metti queste pezze bagnate sulla fronte di Angelino. Muoviti, ora vengo. È colpa mia, è colpa di... No, Rocco, non è colpa tua, è colpa di quella disgraziata. Che invece di chiamare a Mia per tenergli i piccerilli, chiama a Tia. Ma dopo facciamo i conti. Vieni qua. Dai, Angelino, ora starai meglio. Ma, Rosa è qui, mamma. Rosa è tutto là. Rosa, si arrabbia. No, non si arrabbia, ma arrabbio io con Rosa. Alla buona ora, ti arricampasti? Donna Carmela, che ci fate voi qua? L'ho chiamata io. Rocco, muto. Angelino ha la febbre alta. Oddio mio. Grazie per essere venuta. Adesso me ne occupo io, eh? Già certo, ora che passò tutto. Giulia mia. La sera esce e lascia i piccerini da soli. Ma c'era Rocco con loro. Ma che Rocco è Rocco? Rocco è lui che deve essere badato. Che non lo sai? Non ti va bene come marito, ma ti va bene per tenerti i figli. Il dottore gli ha dato i babbaturici, come si chiamano loro. E quello me li sputa, quella testa dura. Sentite, donna Carmella, io a casa mia faccio come mi pare, va bene? E comunque Rocco c'ha bisogno di qualcuno che ci dia fiducia, non di medicine. E di stare lontano da voi. Se avesse potuto già sarebbe scappato, come hanno fatto tutti. Ma Talia a chi sta? C'ha pure il coraggio di parlare. Non ne vai vestuta così, eh? Altro che puliziare gli uffici. Tu vai a puliziare i bordelli vestita così. E questa l'ora da ricamparsi. È tornata al vecchio mestiere. Basta! Non vi permettete di parlare così davanti ai piccerilli miei. Basta. Fuori! Ditevene, fuori di qua! Fuori! D'accordo, io non me ne vado. Tu capiste? Basta! Kid è mio nipote. Sangue del sangue mio. Il vostro nipote, se lo volete rivedere, in ginocchio. Che vi dovete mettere? Basta! Smettetelo! Tiro che è scappato! Come scappò? Sai con tuo fratello tu?
Rocco! Io faccio il tipografia! Rocco, sei qua? Rocco, non succede niente, Rocco! Rocco! No, sì! Dov'è zio Rocco? Adesso torna, zio Rocco. Rocco! Rocco! Avete visto un giovane con lo zuffo? No, vado a vedere a Morro Street! Io vado verso casa! Mamma, bevi un po' di caffè che ti fa bene. No, non voglio niente. Rosa, lo vuoi il caffè? No, grazie. Ma perché Alfredo non chiama dalla police station? Sono passate 4 ore da quando è sparito Rocco. E se si è perso? Io non ce la faccio stare qua. Non me la fido, devo uscire, lo devo andare a cercare. Donna Carmela, già ci sono Antonio e Alfio che lo stanno cercando per tutto il quartiere. Tu statti muta, che è tutta colpa tua. Ma ora la colpa è mia. Voi mi avete schiaffeggiata e insultata e lui questo non lo poteva sopportare. Si vede che te lo meritavi. Mamma, ti prego. Scusa, Maria, ma noi mi naghiri. No, Rosa, non te ne andare. Dobbiamo stare tutti uniti. È Rocco. Maria. Alfredo. Lo trovaste? Mamma, no. No, però la polizia ha trovato qualcosa. Carmela. Guarda, il fazzoletto e lo zufolo di Rocco. Erano vicino ai binari della ferrovia, mamma. Perché forse Rocco ha preso qualche treno merci di passaggio. Almeno così è quello che mi ha detto Capuano. Ma che mi racconti? Non è cosa del Rocco. Un vanno sti treni? In tutti gli Stati Uniti, donna Carmela. Oh, signore mio. Ma non si preoccupi, abbiamo fatto una segnalazione nelle varie con te. Ma quale con te è con te? Voi me lo dovete cercare. Sorry, donna Carmela, ma le risorse sono quelle che sono. Ma dicevo ad Alfredo che potrebbe essere utile prendere un investigatore privato, un detective. Io vi posso aiutare, ve ne posso consigliare qualcuno. Ex poliziotti, gente fidata. Mamma, ci penso io. Alfredo. Alfredo. Ci penso io. Vedrai che lo troviamo. Lo troviamo, mamma. Attaccata in uno ogni 20 metri, capito? Ecco. La colla, un attimo. Ecco. Lo troveremo, mamma. Lo troveremo. Bravo, amore. Presto. Ecco a voi. Grazie. Buon lavoro. E grazie di cosa? Caro Mr. Ferri, Rocco è scomparso. Sono ormai più di 20 giorni che non abbiamo notizie. Ci stiamo dando tutti un grande affare per ritrovarlo. Ma spariscono migliaia di persone a New York. Mia madre è caduta in uno stato di sofferenza terribile. Quanto dolore potrà ancora sopportare il suo povero cuore? Un Rocco mio. I miei affari vanno sempre peggio, purtroppo. Mamma l'ha capito ed è in pena anche per me. Ma ora ciò che la tormenta di più è Rocco. È in momenti come questi che sento di più la vostra mancanza. Voi sapevate come alleviare le sue pene. Invio all'ultimo indirizzo conosciuto, che vi vede per affari in una Germania funestata dal nazismo.
Nella speranza che riceviate la mia missiva, con affetto, Alfredo. La situazione ormai è molto tesa, amico mio. Il partito nazista controlla persino le commesse. Ho visto qui sotto degli ebrei con la stella di David sulla tuta. Alcuni erano miei impiegati, ma poi... sono subentrate la SS e li hanno costretti ai lavori più umili. In Italia non sono ancora entrate in vigore le leggi razziali, ma... è solo questione di tempo, amico mio. Hitler e Mussolini sono due pazzi che purtroppo si intendono tra loro. Amedeo, stai bene? Bevi un po' d'acqua. Vieni, ti aiuto a sdraiarti. Passa subito, amico mio, passa subito. Aspettami qui. Iva, lauf und hol Bruno. Schnell, das ist ein Notfall. Affaticato, ma non c'è fibrillazione. Con quale frequenza si verificano questi episodi? Una o due volte a settimana. Lei è un cardiologo, quindi. Bruno è un grande cardiologo. Sono stato espulso dall'ospedale perché sono ebreo. È una vergogna. Non ho gli strumenti adatti per eseguire. Posso consigliare di non sottovalutare il problema. Va bene. Grazie, dottore, veramente, grazie. Grazie a lei. Deve avermi riportato per un attimo la mia professione. Buongiorno, dottore. Prego, mister Ferri. La stavamo aspettando. Grazie. E ho preso anche del miele. Mister Ferri. No, non doveva. È una settimana che approfitto di voi e il mio... che potessi fare. Ecco, questa è la nuova terapia. Grazie. Ma quando prendo queste pillole, dottore, devo dire che va molto meglio. Bene, sono molto contento. Ho fatto il tè, è così difficile trovarlo. Grazie, Mr. Ferri. Grazie anche dei krapfen. Da quant'è che non li mangiavi, amore? Tanto, papà. Sono buonissimi. Devo tornare negli Stati Uniti. E non può rimandare. Le sue condizioni di salute non glielo permetterebbero. No, è un problema personale. Dovreste lasciare la Germania anche voi prima che sia troppo tardi. Farò avere dei soldi a Berger, di modo che possiate raggiungermi il prima possibile. Lei è troppo buono. Perché
fa questo per noi? Papà, cosa succede? Muti, ma sbollendì! Sono qui per me. Io non posso esercitare. Qualcuno avrà fatto la spia. Non sa cosa si mangia. Uscite dal retro. Le accompagni, signor Ferri. Papà. Vieni qui. Welcome, Mr. Rizzo. Finalmente. Scusi, ho fatto tardi perché sono passato alla police station per sapere se c'erano novità su Rocco e purtroppo niente. I'm sorry. Il colletto è un po' liso. Com'è? Liso. Liso. Ormai parli italiano meglio di me. L'ho imparato per te, my love. Per una lingua essenziale per chi studia lirica. Diciamo che io ti servo soltanto per tenerti un po' in esercizio. Non è... essere noioso. Dov'è finito quell'enfant prodige della finanza, spiritoso, eleganti, che mi ha fatta innamorare? È ancora qui. Roger Wilder è uno spede fisso. O sbaglio? Fa affari con mio padre. Non lo sopporti? But il miglior modo... modo per sconfiggere un nemico è farselo amico, right? Quello ci pensi già tu, right? Mrs. Mitchell, Alfred, how are you? Hello. It's a pleasure. Mr. Mitchell, nice to see you. Nice to see you, Mr. Weather. So nice to be here. Comunque, Rocco, c'ha bisogno di qualcuno che ci dia fiducia. E di stare lontano da voi. Se avesse potuto già sarebbe scappato, come hanno fatto tutti. Levate mano un coppo green, le jeux sont faits. Zero.
Il banco vince. Anto, la che Luciano ti vuole? Place your bets, gentlemen. Take my place, Joe. Aspetta. Portagli i miei kisses. Levete. Anche stasera giochiamo a mosca cieca. Gli ordini di là che non si discutono. Amore. Benvenuto, Antonio. Te vedo buono. Un pozzo di rustizio, non lo so. Un poco di pazienza. Ora ti spendiamo. Ma che minchia significa? Che ci fa lui qua? Io non saccio come ne stessi in galera. Ma di certo rischi di più qua fuori, Spanò. Andiamo lì. Vediamo se da questa distanza sei capace di fare centro. Rizzo è un picciotto intelligente. Ma che pensavi? Che erano cariche? Non puoi fidarti di lui, Don Luciano. Ti ha già tradito una volta, quando non ha rispettato il patto fra le famiglie. Sa ciò che dovrà fare. Mi serve tu e mi serve pure Vincenzo. Io non lo posso accettare! Su che animale mi ha ammazzato, mi piace e mi... Frate Michele! E tu ci cantaste una pallottola vicino coro. Voleva salvare un po' le Sven. E scommetto che questo non ve l'ha detto, Don Lucky. Per questo gli diedero solo 2 anni di galera. Io 20 ne picchiai. Io non sogno un infame. E se non c'era due sbirri a distrarmi, io a tia, ti abbia bucato cuore da parte. A parte, pezzi di merda. Ora basta. Questa guerra tra voi due finisce qua. Tu te ne torni a Salome Club, dove stai facendo un buon lavoro. E tu non mi deluderò un'altra volta, perché sarebbe l'ultima. Ora datevi la mano e facete pace. Salutami tua madre. Sapete se si ricorda ancora di me. Non parlare mai madre, perché te faccio aiuto. Tra la lingua. Bendateli e poi datevi. Ci mentiste. Ho fatto il prima possibile, cos'è successo? Vincenzo Spanò è evaso e tu non potevi non saperlo. Temevo che ti saresti fatto tradire dalle emozioni e che avresti mandato a puttane anni di lavoro. Io e te avevamo un patto. E ce l'abbiamo ancora. Tu ci consegni la Chi Luciano e noi dell'FBI ti diamo una vita nuova a spese del governo.
Tu lo sai che minchia vuol dire essere considerato un criminale dalla propria famiglia? Io mi sono fatto 2 anni dentro per voi del governo, che mia madre ancora chiange. E il patto era che Vincenzo Spanò marcisse in galera. Era un carcere di massima sicurezza. E vi siete fatti fottere. Poi i geni dell'FBI. Come on. Lo catturo. Mi pare difficile ora che lo protegge la Chiluciano. Me l'ha messo faccia a faccia l'altra notte. Hai incontrato Luciano? Dove? E che minchia ne saccia. Mi bendano sempre, no? A 1 ora dal Salome. Era un grosso capannone verso est. Questo non basta. Ho bisogno di più informazioni. E io continuo a passartele le informazioni su Luciano. Ma in cambio voi dovete proteggere la mia famiglia. Ma lo capisci che Vincenzo Spanò è una minaccia? Soprattutto per mia madre. Perché lui c'aveva un'ossessione. Vedrò di fare di più, anche se siete tanti in famiglia. Voi mangia spaghetti, fate troppi figli. Mangia spaghetti? Arrivo. Guarda che sei italiano come a mia. Peter Costa. Mio padre era italiano ed era un ladro. Io sono americano del New Jersey. Gli spaghetti me ne sembrano schifo. Tu sei americano. Troppo americano. Ti chiamo io. Dovete stare con gli occhi aperti, mi raccomando. Quindi la famiglia di Donna Carmela è in pericolo? Questa è un'informazione riservata. Aumentate la sorveglianza e se vedete qualcosa di sospetto chiamatemi al bureau. Chiaro? Sarà fatto. Zio Michele. Zio Rocco, ci penso io ai tuoi piccioni, non ti devi preoccupare. Prega per lui che lo dobbiamo ritrovare. Ma zio Antonio viene? Che è certo che viene. Ah, eccolo. Hai visto essere Ito, mettili a tavolo. Donna Carmela. E picciretti. Ci tenevano tanto a vedervi. Eppure io. Ciao, nonna. Entrate. Grazie di essere venuta. Dobbiamo stare unite. Rocco ci vuole in seppola. Ecco la pasta. Oh. Oh. Zio Alfio, me lo portate il dolce della pasticceria tua? Che perciò, Angelino. Oggi ti preparai una crostata di ciliegie tanta. Da, la vedi, là sta. Buona, grazie. Ce la mangiamo tutta noi. Lo hai trovato il detective? Ne ho visti 2 o 3. Però non è che mi hanno convinto proprio tanto. È una questione di piccioli. Oh, ma che vai pensando? Anzi, domani ho pure un altro appuntamento, ora. Uh-huh. Vabbè, Maria, che fa? Mangiamo? Qua che c'è un posto in più? Non siamo tutti. Sogno io. Eccolo.
Scusate. Tanto. Scusa, mamma. Ciao, zio. Ciao, Tori. Grazie. Stai bene, Maria? Passate piatto. Ma lo potevi dire che veniva. Lo sai che non lo sopporto io, lui. Ancora con questa storia? Io voglio a Tia, a lui e voglio pure a Rocco. E se vi ho fatto venire qua è perché dobbiamo cercare un modo per portarla a casa. È più di un mese che sparivo. Un pranzo a tutti, scusate. Un vai, vieni a ca. Dobbiamo restare uniti per nostro fratello. Dai, non fare il minchio. Io a tavola, con una cosa fitusa con Mattia, non mi ci siedo. Già ti ho sopportato al matrimonio di Maria. Ancora questa storia. Dai, rilassati. Alfredo, Antonio non ha studiato. Ma se busca il pane con Mattia. Sì, col gioco d'azzardo delle buttane, mamma Moni, dai. Parla pulita a casa mia. Perché la borsa non è un gioco d'azzardo, è pure peggio. Che vuoi dire? Guarda come ti arredocisti. Perché? Smettetela, smettetela, che esempio siete per i piccioletti. Amuni, mettetevi a tavola. La sentiste a mamma? Obbedisci. Sì, me ne voglio dire. Avanti. Portate rispetto, smettetela. Tu mettete seduta, forza, cammina. Non dirmi che cosa devo fare. Tu non sei mio padre. Tori, non ti permettere mai più di parlare così ad Alfio. Fai quello che ti dice. No. Uno vai! Turi! Tu levati, Anto. Levati, ti spacco la faccia. Non farò male a Angelino. No, non ci crede nulla. No, cadeva l'ancino, ci sei solo tu. Basta! Vergognatevi! Invece di aiutarmi a trovare vostro fratello, vi siete messi l'uno contro l'altro. Se ci fosse stato Michele, me l'avrebbe già portato a casa. E vi avrebbe messa apposta tutte e due. Te ne vuoi ire e vattene. Vattene, Alfredo! Scusa, mamma. Ma per noi italiani è già difficile. Lui ha così infanga il nostro nome. Da quando sparì Rocco, pure i piccioni sono tristi. Mamma, basta questo muso. Io non l'ho toccato, è Ido che non mi sopporta. Alfredo è solo preoccupato. Io sogno pure io. Non c'è niente, tia. E che vuoi sapere, mamma? Travaglio, come tutti i cristiani. Dopo la prigione già è tanto che ho trovato lavoro al Salomè. Anzi, pare che il sindaco alla guardia lo vuole far chiudere. E sarebbe buono. Dovrebbe chiudere pure tutti quei posti che sono in mano a quei delinquenti. Tu mi nascondi qualcosa, Antonio. Non mi dici la verità, non me l'hai mai detta. E io comincio a pensare che c'ha ragione tuo frate quando dice che tu sei abbattato con quella feccia. Ma che fa pensando, mamma? Io per te non sogno come l'altra figlia. Sono sempre stato la mela marcia. Chi spara un uomo cancia. Cancia dentro.
Io non sparai a un uomo. Sparai a una bestia. Vincenzo Spanò è un animale. Io e te lo sappiamo buono. Un animale che deve stare in gabbia. Quello è il posto suo. Scusa, figlio mio. Scusa. Piano, salvo, rallenta. Pure stasera donna Carmela sta a casa. Quello scemone del Rocco si sape niente? Niente, lo sta cercando la policeman, come a voi. E quando c'è ce lo voglio? Muori. Do you want to dance with me? Yes. Piacere, mi chiamo Peter Costa. Sei italiano come me? Sì. Yeah. Mia madre era napoletana e mio padre era di Sciacca. Sciacca? Sapete, anche mio padre era di Sciacca. Ma non sono mai stato lì, ho sempre sognato di vedere quel posto. Bellissimo. Quando vi sentite stanca potete andare a casa. Io devo ancora lavorare, ho tanti gettoni. Li ho comprati tutti io, i vostri gettoni. Ma veramente? Eccoli qua. Grazie. Grazie, così posso dire da picciriddi. Sapete, mi aspettano a casa. Finiamo questo ballo. Certo. Allora, grazie per tutto quello che hai fatto per me stasera. C'è una tipografia della Voce d'Italia qui. Sì, il direttore è un mio amico. Ci ospita a me ai Picciriti, un appartamento lì sopra, piccolino. E suo marito? Mi scusi, sono stato un po' indiscreto. Aspetti, faccio io. Spero di rivederti.
Buonanotte. Amore mio, che ci fu? Che succedeva? Il solito incubo. Il solito maledetto incubo che... Mi dispiace, amore. Io sono felice con te, Alfio. Sogno felice. Ma tu eri turbato. Lui non lo sa come sono andate le cose. Ma forse lo sospetta. Dovrò trovare il coraggio di dirglielo, ma ora non me la fido. Dai tempo al tempo. Lo porto io tu a scuola oggi. Tu cerca di riposare, va bene? Va bene. Io e tuo figlio dobbiamo legare un po' di più. Turi, sei pronto? Ti accompagno io a scuola. Poi ti vieni a pigliare lo zio Antonio, dai. Tu, Riamonini. Ti aspetto giù al banco. I'm coming. Turi, devi resistere almeno un minuto. Sì, io sono stato sotto molto di più di un minuto. Guarda che io so contare, se no erano 35 secondi. Andiamo, che fa freddo. Ti devo riaccompagnare a casa. No, non ci voglio andare. Io vengo con te al casino. Sì, ca certo. Così tua mamma mi manda carcerato. Il casino non è un posto per te. Non mi va di andare a casa. C'è altro. Oh, non la voglio sentire più sta cosa. Mi sta antipatico, non lo sopporto. Basta, tu rismetti. Ma papà e Alfio erano amici, zio. Hanno lavorato insieme per un periodo. E poi hanno litigato. Nelle famiglie si litiga. Sì, ma lui non era uno di famiglia. Ora sì.
ed è il marito di tua madre e lo devi rispettare. Chiaro? Sì. Lo vuoi vedere come si fa a diventare ricchi qui in America? Sì. Guarda. Sei pronto? Sì. Questi sono quattro foglietti bianchi. Abbassa un tocco e diventano quattro dollari. Oddio! Ma come hai fatto? È un segreto. Dimmi il trucco, per favore. No, boy, lo devi scoprire da solo. Perché è così che si diventa uomo. Capendo come l'acido ti vanno fottere. Ho capito. Dai, esercitati a casa. Che con le femmine funziona questo, eh. Andiamo, vestiti, dai. No, no, io voglio stare con Tia. Hai capito che voglio stare con Tia? Voglio stare con Tia. Ma falla finita. Per favore. Adesso ti rimbocco in acqua. No, l'acqua è fredda. Ma falla finita. Così mi fai cadere, Tia, no. It's closed. You don't understand. È chiuso, closed. È davvero un peccato perché sono 7 anni che sogno di pranzare con voi. Siete voi. Carmela. Sono felice di vedervi. Sono sbarcato da poche ore, ma non ho resistito, sono venuto subito qui. Non volevo disturbare. Voi siete una benedizione per me. Siete bellissima. Come state? Non è un buon momento. È successa una cosa terribile. Rocco mio, sparito. È un mese più che manca. Lo so, Alfredo mi ha scritto. Sono qui per questo. Vi chiese lui di tornare? No. Non ho potuto farne a meno. Rocco lo troviamo, Carmela. Lo troveremo insieme. So che non è educazione, ma non me lo ricordavo più quanto fosse buono il vostro sugo. Mi manca così tanto l'Italia. Voi che ci siete stato, perché non mi contate? Come vanno le cose laggiù? Ecco, questo è per voi. L'ho scattata io stesso. Piazza del mio paese, con la chiesa, mi sembra di vedere un parente. Mister Ferri, siete tornato per farmi chiancere? Sono stato in Sicilia 3 anni fa per affari. Ho avuto la necessità di visitare i luoghi dove siete vissuta e ho capito tutto, Carmela, tutto. Sono stato nella chiesa dove vi siete sposata e ho portato dei fiori freschi sulla tomba di vostro marito. Che bel gesto che avete fatto. Da quando siete partiti non ho fatto che pensare a voi. Per me è la stessa cosa. Il vostro ricordo mi ha aiutato a sopportare le cose orribili che ho visto. C'è molta tensione in Europa. In Germania accadono delle cose, Carmela, che non si possono raccontare. Ho conosciuto una famiglia di ebrei, gente per bene, onesta. Si chiamano Morelli. Se voi sapeste le umiliazioni che hanno dovuto sopportare. Io vorrei aiutarli, ma
Ho dato loro dei soldi nella speranza che ci possano raggiungere. Non è facile, ci vuole fortuna arrivare fino a qui. Voi siete la persona migliore che ho mai conosciuto. E le vostre mani profumano sempre di buono, Carmela. Buongiorno, Mr. Ferri, sono arrivata in ritardo. Buongiorno, donna Carmela. Che lusso, mi siete venuta a prendere. Mi sono... fatta prestare la macchina da Alfredo. Ho pensato che come la portavo la famiglia Morelli con le valigie. A che ora arriva il piroscafo? Tra un'ora. Carmela, siete sicura di volerli ospitare? Neanche li conoscete. Manca certo. Le persone che ci volete bene voi, ci voglio bene pure io. Magari mi sentirò meno sola. E poi ci ho preparato la stanza di Rocco. Che finché non torno va bene così. Ferri, vi prego, mi mandate in confusione. Devo guidare. Era la retromarcia, Carmela? Ve lo dissi che mi mandate in confusione. Facciamo con calma. Frizione. Non è possibile, ci deve essere un errore. La famiglia Morelli doveva essere su quel piroscafo. Siamo stati alla Battery, ma non li abbiamo visti, non sono scesi. Mi dispiace, ma non risultano imbarcati. Però ci sono dei minori non accompagnati e mi sembra di aver letto il cognome Morelli. Mentre io controllo i documenti, lei li accompagna alla nursery. Forse la minore è lì. Please. Grazie. Follow me. Prego. Sara! Mr. Ferri! Ciao! Tesoro, dove sono la mamma e il papà? Sono rimasti in Germania. I nazisti volevano più soldi. I soldi non bastavano, Mr. Ferri. E allora papà ha detto... Sara, tu devi andare.
e poi ti raggiungerò lì. Per Stefano io ho paura. No, non aver paura. Il papà ha fatto bene, ti raggiungeranno presto. Sei qua con me adesso. Grazie. La signora è sua moglie. No. Io sogno Carmela. Ti aspettavamo. Molto piacere, Sara. Bella, Piccerita, non ti scantare. Abbiamo rintracciato la delega dei genitori della bambina che hanno indicato il suo nome. Ma dovrebbe esibirmi un documento, per cortesia. Sì, certo. Quella bambina ha ritrovato la mamma. Non mi piace. Questo è il letto di Rocco, ma sono contenta che ci dormi tu ora. E lui adesso dov'è? Scappò. Ma io sono sicura che lo ritroverò. Eppure tu e i tuoi genitori. Come, signora? Qualcosa ci inventeremo. E poi, che signora è signora? Io per te sogno Carmela. Carmela. Brava. Buonanotte, gioia mia. Cerca di riposare. Se c'è bisogno, io sono di là. Buonanotte. Buonanotte, Mr. Ferri. Buonanotte, Sara. E comunque sapete che possiamo fare? Domani mattina andiamo alla tipografia di Ragusa. Che lui ci può aiutare con i genitori di Sara. Rosa si tiene tutto dentro, ma io saggio che loro salvano le persone che ci hanno bisogno. Fanno così a Muccioni. A Muccioni? Sì, di nascosto. Ah. Ma Dio perdona quando la causa è giusta. E speriamo, donna Carmela. Grazie per Sara, siete anche riuscita a farla sorridere. Fece bene a me. Per un po' mi scordai dei problemi miei. Sara. Aiuto! Aiuto! Che succede, Sara? Che succede? Eravamo a casa nostra. I nazisti bussavano alla porta. Gridando. Apri, ebreo, apri. Ma era solo un brutto sogno. No. È successo per davvero. C'era anche Mr. Ferri. Che ha messo in salvo me la mamma. Papà, però ho aperto la porta. Erano i nazisti e l'hanno preso e hanno messo un cartello al collo.
come Rocco mio. Lo picchiavano, lo picchiavano. Su mio padre, su mio padre. Vero, Mr. Ferri? E gli davano calci e pugni. Fermati. Volevo andare da lui, ma la mamma mi tratteneva. E poi lì è caduto. Mamma! No, Sara! Ho avuto paura che... Ma poi si è rialzato, ti ricordi, Sara? Si è rialzato, ti ha guardata, ti ha sorriso, perché è forte il tuo papà. Papà è forte. È forte, papà. La portiamo a letto. Vieni, andiamo a riposare. Vieni. Mettete qua, a letto. Dovevo rimanere con loro io. Dove sono mia madre e mio padre? Non li rivedrò mai più. Li rivedrai presto, te lo prometto, tesoro. Ora mettete a letto, cercate di riposare. Eh? Passa tutto. No, non mi lasci, Carmela. La prego. No, io non te lascio sola. Ora mi metto qui, vicino a te, e te faccio dormire. Sta figlia mia a dormire in un po', eh sì. Dite un po' dormire, allo papà ci l'amo a dire. La soluzione è procurare passaporti falsi ai genitori di Sara in cui non risulti che sono ebrei. Mi sembra un'ottima idea, così potrebbero uscire dalla Germania senza spendere denaro. Ma non è pericoloso. Donna Carmela, per il più pericoloso stare lì. Vero, Io ho aiutato altri esuli. Posso riprodurre i documenti. Complimenti, Ragusa, sono perfetti. Il problema però è farli arrivare in Germania. Ah, quello ci penso io. Li spedirò al mio socio Berger con una commessa falsa. Per l'acquisto di macchinari. Ma tua madre, ma è illegale. Dobbiamo farlo, donna Carmela. Sono persone meravigliose. E poi c'è Sara. Sì, lo dobbiamo fare. Pare per Sara. Grazie, Ragusa. Ci fate sapere quando il lavoro è terminato. Certamente. Donna Carmela, c'è qualche notizia di Rocco? No, purtroppo no. Se ne sta occupando un detective. L'ha ingaggiato Alfredo. Grazie ancora, Ragusa. Arrivederci. Arrivederci. Ma qual è Alfredo Alfredo? Capivo che lo state aiutando voi. Ma cosa andate a pensare, donna Carmela? Forse Rocco se n'è andato perché... Alla fine li faccio scappare tutti, come dice Rosa. Con Rosa non siete mai andate d'accordo. Avete due caratteri troppo forti. Ma quale forte è forte? Io non me la fido più.
C'ho paura che casca tutto a pezzi, compresa me. Questo non dovete dirlo, Carmela. Voi siete la forza di questa famiglia. Lo sarete sempre. Grazie, Mr. Ferri. Vi ricordate che proprio qua mi avete chiesto di sposarvi? Mi ricordo, sì. Quello che non mi ricordo è se ci siamo dati un bacio, oppure... Vi disse di no al matrimonio. Non ci azzeccava niente il bacio. E adesso ci azzecca? Adesso ci potrebbe... azzeccare. New York, 9 marzo 1937. Buongiorno. Shalom. Shalom. Tu sei Sara? Come sei bella. Voi siete la signora Maria. La figlia di Carmela. Piacere. Io sono Alfio, il marito di Maria. Piacere, signor Alfio. Piacere mio. Tu sei Turi? Sì, sono Turi. Io sono Sara. Piacere. Piacere. Entra. Ma non chiudi la porta? Sì, la porta. Grazie. Vi piacciono le polpette kosher che ha preparato Sara? Kosher. Kosher, cosa ho detto? C'è stata tutta la mattinata a cucinare. Sono molto più buoni di quelli di mamma. Ah, grazie, subito così mi tradisci. Però mi raccomando, lasciatevi un po' di spazio per le cassatine, eh? Sono molto contento. Che sei riuscito ad aprire la tua pasticceria, Alfio. Bravo. Vi ringrazio, signor Ferri. È che qua in America impazzirono tutti per le ricette di mio nonno. È molto importante mantenere le nostre tradizioni qua in America. Certo. Molto importante. Vero. C'è una novità, non so se lo sapete, ma donna Carmela è riuscita a iscrivere Sara nella stessa scuola di Turi. Davvero? C'eri in scisti. Brava mamma! Quando donna Carmela si mette in testa una cosa... Siete stato voi a parlare col preside. Sono soltanto il vostro segretario. Smettetela. Facciamo un brindisi.
Allora mettete un po' di vino pure ai piccirete, che per una volta male non ci fa. Un goccino piccolo, eh. Grazie. Grazie, Mr. Ferri. Prego. Noi ebrei diciamo l'Haim, che significa la vita. E allora alla vita. È Rocco mio che torna a casa. Sara, vuoi vedere un gioco? Sì. Guarda. Allora, questi sono 4 foglietti magici. Smettila, non ci credo. Guarda che non scherzo. Lo sai che me li ha regalati zio Antonio? Con questi diventerò ricco. E come? Sta a vedere. Guarda attentamente. Basta fare hop. Ecco fatto. Io non credo a ciò che ho visto, ma come hai fatto? Ti prego, dimmi il trucco. No. Lo devi scoprire da sola. E perché? Perché è così che si diventa grandi. Cercando di capire come gli altri cercano di fregarti. Sì. E allora fammi un'altra. No, dai. Adesso facciamo un po' di americano. Però dopo mi dici come hai fatto. Sì, va bene. Quindi, you are very nice. Che vuol dire? Sei molto carina. Grazie. Come mai non avete invitato Antonio e Alfredo? Perché stanno sempre a litigare quei due e mi avrebbero rovinato la festa. Sapete che Alfredo mi ha presentato la sua nuova fidanzata. Ah, sì. Sharon. Sharon, sì. Vi posso fare una confidenza? Certo. A me Ghida non mi piace. Perché dite così? È una bellissima ragazza. Non è Peter Bed, però. La preferivate italiana? No, andava bene pure americana, però. Meno tischitoschi. Tischitoschi? Ah, sì, tischitoschi, altezzoso. Ah, tischitoschi. Tu che Alfredo è cambiato quando sta con Ghida. Succede agli uomini con le donne. Hello. Ah, Detective Costello. Dite, ci sono novità? No, Mr. Ferri è qui, volete parlare con lui? Ve lo passo. Pronto? Sì. Ho capito. Arriviamo subito, grazie. A tra poco. Lo trovarono. Dobbiamo andare. Lo trovarono, Mr. Ferri? Dobbiamo andare. Dove andiamo? Al fiume. Al fiume? Lo trovarono al fiume. Si è buttato. Io me lo sognai che si buttò. Carmela, era solo un incubo. Venite, dobbiamo affrettarci. State calma, Carmela. Vai, Costello. Mr. Ferri, sorry, ma bisogna fare il riconoscimento. Ok, we go. Che lo sognai?
State calma, Carmela, potrebbe non essere lui. Aspettatemi qui, vado io e poi al limite vi chiamo. Fidatevi di me. Andiamo. È Rocco. Me lo sognai che era Rocco. Carmela! Non è lui! Non è lui, Carmela! Non è lui, Carmela! Ringrazio! Signorozzo, ti ringrazio! Lo troveremo! Lo troveremo, Carmela! Angelina, quanto tempo? Io so 7 anni che sogno i baci tuoi. Mia addirittura. Devi fare una cosa per mia. Tutto quello che può. Però prima vieni a casa. Bene. Emozionata per il tuo primo giorno di scuola? Sì. Un po' paura. Non conosco nessuno. Conosci me? È vero. Io non sto capendo. Mister Ferri ci teneva proprio ad accompagnare Sara a scuola. Mamma, tranquilla, non si sarà svegliato. Ma non è cosa sua. Sono preoccupata. Accompagna tue piccole di a scuola, che io non mi faccio persuasa, vado a casa sua. Mister Ferri? Mister Ferri? Amedeo! Amedeo! Che ci fu? Che ci fu? Il cuore! Ho già chiamato il cardiologo. Non vi affaticate! Mr. Ferri?
Di qua, di qua! È qui! Jesus. Arrivo. Mr. Ferry, breathe. Abbiamo il camicia. Angie, we'll be right there. You'll be fine, sir. Perfect. Breathe. Respirando, Matteo. Respirando. Breathe. Yeah, you'll be fine. Yes. You'll be fine, sir. Appena è tornato in America, è venuto per fare una visita medica. Io gli ho dato una terapia, ma purtroppo il suo cuore era già troppo debole. Ma perché non mi disse niente? Adesso la cosa più importante è che riposi. Il cuore potrà anche riprendere le sue funzioni vitali, parzialmente saranno decisi. Le prossime ore. Mi raccomando, non perdetelo di vista. Qualsiasi cosa chiamatemi, ok? Ok, thank you. You're very welcome. All the best. Thank you. Con questo starete meglio. Finché ci siete voi sto sempre bene, donna Carmela. Io per voi ci sogno e ci sarò sempre. Bevete, che vi fa bene questo. Perché non mi avete detto che il vostro cuore faceva i capricci? Perché non lo sapevo. Non è vero. Eravate già in cura. Me l'ha detto il cardiologo. E che non mi volevate fare scantare. Andrà tutto bene, Carmela. Sì, andrà tutto bene. Marzo 1937. Dolcissima Carmela. Ho ancora sulle labbra il sapore del bacio che ci siamo dati al Central Park, dove tanti anni fa vi chiesi di sposarmi. Ma stavolta era un sì, vero? Quando ritroveremo il vostro Rocco, lasciatemi dire anche il mio Rocco. Faremo una cerimonia tutti insieme. Ci sposeremo, Carmela. Sarà il giorno più bello della nostra vita. Quello che ancora non siamo riusciti a concederci. Aprile 1931, in navigazione. Cara Carmela, sono sul piroscafo. Sto tornando in Italia e vi ricordo in quella cabina dove ci siamo incontrati. È permesso? Accomodatevi, prego. Al primo sguardo ho pensato di avervi già conosciuta, di avervi sempre avuta vicina. Non dimenticherò mai il giorno in cui mi avete salutato alla Battery e le vostre guance erano così calde che ora si scaldano anche le mie mani. Stringevamo un filo d'oro con il quale avrei voluto legarvi per sempre a me, ma voi, quando il piroscafo ha preso il largo, avete mollato il capo e il filo adesso lo stringo solo io, ma non ce la fa e si inabissa come me. Vostro Amedeo. Carmela. Lettere. Le avete trovate? Sì. Le ho lette tutte questa notte. Te ne ho scritte tantissime. Ma non ho mai avuto il coraggio di spedirtene. Io ti amo, Carmela. Ti ho sempre amata.
dal primo momento. Non l'ho mai smesso. Saggio. Pure io. Pure io. E che mi mancò il coraggio. No. Non dire niente. Ti ricordi? Era della mia mamma, questo brillava sulla sua mano. Te l'ho fatto vedere al parco quando si è chiesto di sposarmi. Ti ricordi? Sì. Io voglio che sia tu, Carmela, come il mio cuore, anche se è un poco malandato. Dammi la mano. Questa volta dimmi di sì. Dimmi di sì. 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 Non piangere, Carmela. Sorridi. Sei così bella quando sorridi. Devi sorridere. Sempre, anche dopo di me. Che peccato non vederti più. No. Ho paura, Carmela. Chiama il medico. Chiama il medico. Pronto, Alfredo?
Mister Ferri, sto peggiorando. Corri, corri, vai a chiamare il dottore. Lesto, lesto. È andato via. Ha detto che... Alfredo. Hai fatto pace con Antonio. Sì, certo. Sempre per mano. Giura. Ve lo giuro. Bravo. Andate di là. Andate di là, che è meglio. Andiamo. Venisse pure tu. Mister Ferri non è solo tuo. Gli devo tanto anch'io. Mi dovrei sopportare. Non cominciate. Abbiate un po' di rispetto. Siete venuti per salutarlo, no? Ho fatto prima possibile. Rosa, entra. Sono venuti tutti. Sono venuti proprio tutti. È colpa mia. È colpa mia, io ho sbagliato a inviargli quella lettera. A dirgli di Rocco, di mamma. Perché magari è il viaggio che l'ha distrutto così. Io non lo potevo sapere. Non farà così, Alfredo. Mi ha insegnato tutto, mi ha insegnato. Dio. Osaccio. È come un padre per te. Ma non ti dannare. Dai. Mi ha detto che devo proteggere Sara. Certo. Mister Ferri ha fatto tanto per me. Tanto. Sì, tesoro.
Amedeo. 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 No, 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 bambino. Lì, aspettate, aspettate qui. Ora come pazzo senza di te. Mamma, vieni qua. Vieni qua, mamma. Vieni qua. Lascia beccare. Lascia beccare. Lasciatemi solo, lasciatemi solo. Ora come faccio senza te? Angela, cosa ci fai qua? Donna Carmè, sono qui per farvi le mie condoglianze per Mr. Fer. Harry. Usaccio, fra noi non c'è stato mai buon sangue. Ma volevo dirvi che vi sono vicina. Grazie, ma non ti dovevi disturbare. Scusi, ma io che fare? Aspettate. Mi prego, fatemi tra sì. Vi devo parlare di una cosa che vi sta molto a cuore. Si tratta di Rocco. Tracy. Ci penso sempre da quando è sparito. Che pena che tenga. Lo voglio bene a Rocco, sapete. Anche se mi divertivo a canzonarlo. Ma quando si cresce insieme... si sa, qualcosa resta. Angela, stringi, che cosa mi devi dire? Donna Carmè... voi le avete provate tutte per ritrovarlo. Ma se ci tenete al figlio vostro una sola cosa vi rimane da fare. Andate dagli amici di Salvo.
Quelli se vogliono trovano a tutto quanto. Sì, per ammazzarli. Ma che dite? Ma non date retta a queste cattiverie. Io li conosco bene. Sì, li conosci bene perché diventasti come a loro. Dice a cui domanda che ho figlio mio me lo trovo da sola. Che io coi criminali e gli assassini non ci voglio avere niente a che fare. Ora prendi la tua borsa e sparisci. Vati! Che modi? I modi che te meriti, svergognata. Come ti permetti di venire a me casa a parlarmi di quei mafiosi? Esce fuori! Vorrà dire che se ci tengono, vi troveranno loro. Ho scelto. Vattene, va, vattene! Vattene, diavola! Donna Carmela. Sono venuto a portarvi le mie condoglianze. Siete uscito di galera. Che ci fate qua? Cos'altro volete da me? Niente, niente. Quello che cercate ve lo posso dare. Parola d'onore. Se Rocco è vivo, ve lo riporta a casa. Rocco non lo dovete neanche nominare. Me l'avete rovinato, figlio mio. Fu un ordine del barone. Fu certo. Fu così. Ve lo giuro su quello che ho di più caro. Ho sbagliato troppo con voi, donna Carmela. Ma credetemi, eravate come una malattia per mia. Ma le persone cangiano. E ora sogno qua, pronto a servirvi, senza volere nulla in cambio. Ma è che ho morta. Io non voglio niente da voi, niente. Gli spiriti mi cercano. Devo essere prudente, ma farò tutto quello che posso per aiutarvi, donna Carmela. Foste voi a mandarmi Angelina. Per servirvi. Maledetto. Pensate alla mia proposta, donna Carmela. Se vi avvicinate ancora a me, io vi scippo il cuore. Cioè, tu mi chiesto cuore mio. Vado a Marocco.
Sapendo un potrebbe essere ovunque. Obbedisci. E se morivo? Allora portami il cadavere. Pure che è vivo, sarà come trovare un agnompagliaio. E tu quell'ago mi devi trovare. Amunì.